Ciao a tutti amici di motociclismo e benvenuti alla nostra comparativa di borse da serbatoio con aggancio rapido, che rispetto a quelle con il sistema di fissaggio cinghie di cui abbiamo parlato il mese scorso hanno il vantaggio di essere molto più rapide nella fase di aggancio e sgancio, oltre a non essere a diretto contatto con il serbatoio, rischiando di rovinarlo. Queste borse sono perfette per essere equipaggiate sulle moto sportive o comunque su tutti quei modelli che hanno un serbatoio piatto e regolare. Il sistema di aggancio è semplice ed efficace, si acquista la flangia metallica adatta alla propria moto e si fissa al tappo del serbatoio con quattro viti. Fatto ciò, si colloca la borsa al di sopra della flangia ed esercitando una leggera pressione il gioco è fatto. Su alcuni modelli poi è presente un'ulteriore cinghia di sicurezza da legare al canotto di sterzo, una sicurezza in più per quando si viaggia alle alte velocità. Il nostro test si è sviluppato su quattro prove, ovvero la comodità del sistema di aggancio, il peso, la resistenza all'acqua e la verifica della capacità. Quest'ultima però non ha influito sul giudizio complessivo. La valutazione invece ha tenuto conto di altri aspetti, come la qualità costruttiva delle borse, delle finiture e delle tasche. Ci siamo rivolti a tutte le principali case produttrici, ma alcune di queste non hanno a catalogo delle borse con questo sistema di aggancio, oppure i modelli che avevano erano in via di rinnovo. Procedendo in ordine alfabetico troviamo la GVEA 131 Tank Lock, la KAH214 Tank Lock, la Oxford Q15R e la SV Motec Pro Sport. Al quarto posto troviamo la Oxford, una borsa realizzata con pareti imbottite che la rendono solida, ma rubano spazio all'interno, dove troviamo un unico vano con una sola tasca, alla quale si accede dall'esterno. Ai lati ne troviamo altre due, piuttosto spaziose e con chiusura a zip, mentre la finestra per cartina o telefono è accessibile dall'interno. Tutte le cerniere sono a tenuta stagna, quindi scorrono meno agilmente rispetto a quelle tradizionali. Ma nonostante questo, la Q15R non è impermeabile, perché dai nostri test è emerso che l'acqua filtra dalle cuciture. L'aggancio è semplice, ma non così intuitivo come invece avviene sulle altre borse, mentre per sganciare la Oxford è sufficiente agire su questa leva rossa. In dotazione, infine, troviamo la cinghia per il trasporto della borsa e la mantellina antipioggia. Terza, la KAH214, la sorella della GVEA131, che si è piazzata al secondo posto. Entrambe le borse sono prodotte da Givi e infatti sono molto simili concettualmente, con la differenza che la K ha finiture leggermente meno eleganti, come il tessuto esterno più ruvido. Ai lati troviamo due comode tasche piuttosto capienti, mentre all'interno c'è un unico vano in cui è presente solo la tasca con il velcro per accedere alla finestra, porta cartina o telefono. La borsa ha un'anima in plastica rigida che la mantiene in forma anche quando è vuota e in dotazione troviamo la cinghia per il trasporto a mano e la mantellina antipioggia. Il sistema di aggancio è facile e veloce, mentre lo sgancio diventa un po' difficoltoso a causa della leva piuttosto dura da azionare. Passando alla GVEA 131, la seconda classificata, vediamo che è organizzata come la K, quindi con un unico vano interno privo di tasche. In questo caso però, per accedere alla finestra per la cartina o il telefono, c'è una zip posta esternamente. Più che discreta la qualità dei materiali anche a livello estetico. Le cerniere sono facili da aprire e chiudere e il tessuto è di qualità. Ai lati poi troviamo due tasche, facili da aprire ma non molto spaziose. L'aggancio, come nel caso della K, è semplice, mentre per rimuoverla bisogna esercitare una notevole pressione sulla leva rossa. Prima classificata la SV Motec Pro Sport, la più raffinata ma anche costosa fra le concorrenti. È robusta, resiste raggi UV ed è realizzata con cura in ogni particolare, oltre ad offrire svariate tasche interne ed esterne. Inoltre troviamo la possibilità di assicurare la borsa alla moto tramite un lucchetto. Sul dorso troviamo il sistema molle, che permette l'aggancio dell'accessorio in cui riporre lo smartphone, mentre ai lati ci sono due tasche rigide piuttosto capienti. Dentro invece sono tre, due ai lati con l'elastico e una nella parte superiore con la zip. In dotazione infine troviamo la mantellina antipioggia e la maniglia esterna per il trasporto. Il sistema di aggancio della SV Motec è molto facile e ben fatto, con magneti potenti che aiutano il posizionamento della borsa sulla flangia. Facile e rapido anche lo sgancio, che avviene tirando questa cinghia. Tutte le borse hanno il sistema di aggancio regolabile, che offre la possibilità di spostare in avanti o indietro la borsa per evitare che questa sia troppo vicina o distante al busto del pilota. Nel caso dell'SV Motec questo scorre comodamente su delle guide, mentre per le altre borse sarà necessario smontare il meccanismo e riavvitarlo nella posizione prescelta. La nostra comparativa si conclude qui. Di seguito trovate le pagelle con tutte le valutazioni relative alle nostre prove e la classifica finale, che vede al primo posto la SV Motec, al secondo la Givi, al terzo la K e al quarto la Oxford.
tutte le informazioni ancora più approfondite vi rimando al numero di motociclismo di giugno o in edicola, mentre se avete domande o curiosità vi invito a scriverci qua sotto nei commenti.